Io faccio parte di questa associazione, è un'associazione diciamo nuova sul territorio di Como, perché sia la sede che le attività sono state inaugurate nel settembre dell'anno scorso. Il nostro centro è un centro educativo di formazione e aggregazione sociale. In pratica è nato dall'idea, diciamo così, di ragazzi attorno ai 50-55 anni che hanno sempre abitato o in qualche modo hanno conosciuto nella loro infanzia Camerlata. La nostra sede è infatti l'asilo delle suore di Camerlata. L'asilo ha chiuso definitivamente nel 2010 quando l'ospedale Sant'Anna si è trasferito a Sanfermo, non c'erano più bambini sostanzialmente sul territorio e quindi l'asilo è stato chiuso. Noi siamo subentrati per dare vita a questo quartiere che è sostanzialmente un quartiere molto anziano e con un'altissima percentuale di immigrati. L'oratorio non funziona più, la chiesa non è più centro aggregativo, ci è sembrato bello non lasciar morire la struttura e cercare di farla vivere in qualche modo. Abbiamo ospitato dei corsi di formazione, siamo centro d'aggregazione, banalmente arrivano le signore della tomba, le signore del quartiere a giocare a tombola, ospitiamo alcune riunioni dei medici con l'Africa, il FAI Giovani ha la sede presso di noi. E poi abbiamo due cose un pochettino più importanti che sono un momento di sollievo per malati d'Alzheimer e loro famiglie, e questa cosa la facciamo in collaborazione con la cooperativa Progetto Sociale di Cantù, e da settembre di quest'anno invece abbiamo portato avanti quello che era il nostro grande progetto, cioè un progetto che riguarda ragazzini autistici. Per ora ci occuperemo di bambini sostanzialmente dai 2 ai 6, 10 anni massimo, in collaborazione con la nostra famiglia di Bosizio Parini. Questa è un po' la nostra attività in generale. Ci è stato proposto questo progetto durante l'estate, a noi è sembrato bellissimo e quindi subito abbiamo aderito. Per noi è una cosa nuova, non avevamo mai fatto nessun bando, tanto è vero che loro ci hanno aiutato tantissimo, però siamo orgogliosissimi di farne parte e soprattutto di ospitare nella struttura i famosi corsi di formazione di cui lei prima accennava. Ci saranno infatti tre corsi di formazione per lettori volontari, per questa lettura espressiva a voce alta. Uno di questi corsi sarà da noi e inizierà probabilmente nell'anno nuovo, quindi dalla metà di gennaio avrà cinque incontri. Ci saranno cinque incontri durante i quali verranno trattate diverse tematiche. Prima di tutto l'importanza della lettura a voce alta e della relazione che si instaura, proprio come lei diceva, tra il lettore e il bambino, quindi uno sviluppo di emozioni, di capacità cognitive, di relazione. Poi verranno proposti sempre da questi formatori diversi libri a seconda delle fasce d'età a cui il libro è diretto e indirizzato. Ci saranno anche dei libri particolari, non il libro normale che noi siamo abituati, almeno che io sono abituata a conoscere, ma magari anche dei libri con simboli. L'obiettivo è proprio, come diceva già Giovanna, creare dei lettori che autonomamente sappiano gestirsi, quindi scegliere il libro giusto per l'occasione giusta e soprattutto creare un gruppo che continui questa cosa alla fine del progetto. Il progetto si concluderà nel settembre del 2019, sarebbe bellissimo avere questo gruppo che continua a fare questa cosa, cioè a reclutare gente per diventare lettore volontario per questa lettura espressiva a voce alta e portare avanti sui nostri territori, ma se possibile anche un po' più in là rispetto ai nostri quartieri, dell'importanza proprio della lettura e di questa relazione adulto-bambino. In questo percorso verranno interessati bambini, adulti, intesi come genitori, come educatori, come formatori, ma verranno interessati anche le persone anziane. Questo aspetto, diciamo, che riguarda le persone anziane, che peraltro in piccolissima parte ospitiamo anche noi come centro d'aggregazione, sarà invece portato avanti specificatamente dalla quarta associazione che fa parte del progetto, che è Auser. E quindi lascio la parola. Grazie per